Negli ultimi giorni, a far discutere molto, nella casa del Grande Fratello, è stato l'atteggiamento di Luca Calvani. Se in un primo momento, quello a destare sospetti era solo Lorenzo Spolverato, ora anche l'attore toscano sembrerebbe essere finito al centro dei riflettori per via di alcuni suoi comportamenti. Sono molti gli inquilini che hanno iniziato a nutrire dubbi e sospetti riguardo al GFino, arrivando a parlare di vere e proprie strategie. Secondo alcuni concorrenti, infatti, Luca Calvani starebbe agendo di strategia, ma a differenza del modello milanese, non mostrerebbe le sue carte. A pensarla in questo modo è in particolare Maria Vittoria Minghetti. Quest'ultima, nelle ultime ore, parlando e confrontandosi con Lorenzo Spolverato, non ha nascosto i suoi dubbi su Calvani, affermando come lui stia giocando di nascosto, a differenza di Lorenzo che invece mostrerebbe le sue carte fin dall'inizio. Grande Fratello, Luca Calvani stratega. Ecco le sue parole. Era il mio preferito Luca, le cose cambiano. Mentre Luca gioca a carte coperte, te giochi a carte scoperte, non è un contro perché te sei onesto. Non mi piace però il perenne contare le persone che sono dalla tua. È come se ti stai facendo i calcoli. Adesso ti vedo vicino a Clayton, perché ti serve una pedina in più? Dimmi la verità, mi dà fastidio che conti. Di Luca io purtroppo ho dei pensieri altalenanti. Dopo aver ascoltato le considerazioni di Maria Vittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato è intervenuto per chiarire una volta per tutte la sua posizione. Io non ho mai detto che è uno stratega, ma che sono in fase di valutazione. Tu vedi gente dalla mia parte? Ma dove? Io sbaglio a contare ad alta voce, non lo farò più perché questa cosa va contro di me. Io potrei giocare in un altro modo, ma non sarei onesto. Io combatto da solo. Non attacco, sono in una situazione di riflessione.